Cari amici, oggi parleremo di alcune cose che sono obiettivamente le più importanti per i nostri amici e per noi. Dobbiamo svelare il retroscena di tutto quello che appare. Allora, faccio vedere due libri, perché sono due libri che sono stati pubblicati a inizio del 2000, dove i veri esperti hanno parlato della realtà ambientale contro al progetto mondialista che parla di cambiamenti climatici e di altre quisquilie di questo genere. Tra l'altro avrete notato che in televisione si parla sempre e dando per scontato che ci siano stati o siano in corso dei particolari cambiamenti climatici. La stessa cosa che riguarda la discesa degli americani sulla Luna e ancora peggio il fatto che sia stato Bin Laden che ha abbattuto i famosi grattacieli progettati e costruiti con lo scopo di resistere ai peggiori terremoti. Adesso poi queste cose qui vengono date per scontate. Leggevo ieri in una nota banale dove ci si riferiva alla prima discesa dell'uomo sulla Luna, come se niente fosse. È uguale al discorso della nascita di Gesù Cristo. Tutti danno per scontato che Gesù Cristo sia nato e sia stato allevato da un bue e da un asinello. A tutt'oggi si parla appunto di quel fenomeno fondamentale nella storia dell'umanità che avviene in quei particolari giorni tra dicembre e gennaio, attribuendolo alla nascita di questo ipotetico Gesù. Quello che a noi interessa è dimostrare la falsità del sistema di menzogne messe in piedi da chi gestisce il potere. Parleremo, ad esempio, della falsità dei partiti che si gestiscono il potere oggi in Italia. Sono partiti falsi e si gestiscono il potere anche quando sono all'opposizione. L'importante è avere degli uomini nei punti che contano. E dove la politica e soprattutto la geopolitica consiste nello sgattaiolare di qua e di là dove qualcuno interessato a salvaguardare, sono in una conferenza e ho altro da fare. La ringrazio, non mi richiami più. Un minimo di difesa degli interessi più banali del nostro paese, ad esempio sicuramente il viaggio dell'attuale Presidente della Repubblica in Cile sicuramente significa qualcosa. Non sappiamo che cosa, però è il sistema di tentare di sgattaiolare tra un veto e l'altro. Poi vedremo di che si tratta. Però ritorniamo al discorso sostanziale. Noi abbiamo, ad esempio, alcuni partiti che si spartiscono il potere oggi in Italia, che tutto sono fuorché organizzazioni legittime, autonome, spontanee. È tutto completamente falso. Parleremo poi dei 5 Stelle e ne parleremo relativamente a questo libro di storia che dobbiamo far vedere, perché è un libro importantissimo. Eccolo qui.
sul ruolo di una grande famiglia fondatrice dei 5 Stelle. E questi passano per originali, passano per autentici. Nel migliore dei casi sono degli scopiazzatori, perché ad esempio l'idea, che non era di quel tipo comunque, del reddito di cittadinanza era nostra. La proponevamo noi in un partito che fu sobbissato dai soldi dei 5 Stelle. Ma noi chiedevamo ben altra tutto cosa. Tutto il programma del Movimento 5 Stelle era nostro. Sì. Mettiamo bene in chiaro. L'hanno copiato non avendo nemmeno un programma. E ricordiamoci sempre che il cosiddetto reddito di cittadinanza, secondo la denominazione che gli aveva dato il professor Giacinto Auriti, tutto significa fuorché l'alternativa alla classica elemosina democristiana. Da questo punto di vista vogliamo dire ai nostri amici che il controllo del 5 Stelle, oltre che da parte di esponenti della finanza mondialista come la famiglia Sassoon, è anche legato agli interessi della Democrazia Cristiana, tant'è vero che personaggi di spicco dei 5 Stelle, che vengono regolarmente beffeggiati, ma non perché sono quelli che sono, vengono beffeggiati per mascherarne, per apparire diversi, per farli apparire diversi, vengono beffeggiati per mascherare la loro reale essenza, perché Gigino Di Maio è un personaggio, è Bibitaro, lo chiamano Bibitaro, ma un uomo importantissimo, proviene da una nota famiglia di camorristi democristiani. E questa è la ragione per cui è sempre in mezzo. E quell'altra, quella di chiamarlo Bibitaro, è semplicemente una copertura. Ecco, cerchiamo. Una deviazione. Cerchiamo di capire bene queste cose. Allora, questo è un altro libro da cui leggiamo una piccola frase. Nel 1982 la banca Jacob, sotto il governo Mitterrand, divenne statale. Ma dai. Più tardi David René de Rothschild provvide a fondare una nuova banca, la Rothschild e Compagnie, dalla quale discende l'attuale Presidente della Repubblica Francese, che esiste tutt'oggi. Ricordiamo ai nostri amici che l'attuale Presidente della Repubblica Francese... Oh, ricordiamo che i Rothschild erano presidenti di ultima istanza anche dei Borboni sì, di Francia. Sì, qui ci abbiamo tutto. È interessante... da questo punto di vista notare che quando ci fu la Comune di Parigi 1871-72, che finì nel sangue perché furono massacrati, i comunardi non ebbero il coraggio di distruggere il palazzo della Rothschild. Ti metti contro i Rothschild, mica sono scemi. Tanto li hanno ammazzati lo stesso. Allora, questi sono i punti che noi dobbiamo sempre ricordare. E dobbiamo sempre risalire a questo. Ricordiamoci che uno dei punti nodali e cruciali della storia del mondo, e soprattutto della storia d'Europa, è la Comune di Parigi. Il comportamento di coloro che l'hanno conquistata e hanno fucilato un'infinità di persone, non se ne parla mai. E ricordiamoci che il primo che a parlarne in Italia è stato Mussolini, l'ho fatto vedere più di una volta. Ripetiamo, l'attuale Presidente della Repubblica Francese
è un dipendente diretto dei Rothschild, che è stato premiato perché fu colui che fece fare l'accordo tra la Monsanto e la Bayer, e la Bayer acquistò la Monsanto, che a seguito delle porcate che questa azienda aveva fatto, e continua a fare, sì, però aveva perso un sacco di le sue azioni non valevano più niente, quindi furono passate, secondo un'operazione che noi conosciamo, di fusione, questa Monsanto alla Bayer. Ma cosa significa la parola Monsanto? Significa Monte Santo, ovvero Monte Sacro. Monte Sinai. Sinai, certo. Per loro signori Monte Sacro. Andiamo avanti. Noi abbiamo un altro Monte Santo. Che è quello di Monte Sacro. È quello del nostro Monte riferimento. Sacro. Il nostro riferimento è appunto questo. Monte Sacro contro il loro Monte Santo. Noi o loro? Nonostante agissero l'uno indipendente dall'altra, le cinque banche dei fratelli Rothschild... Oh, ricordiamo, la diaspora dei Rothschild era il capostipite, non mi ricordo adesso il nome, aveva avuto cinque figli. Lui che cosa fece da perfetto figlio di puttana? Diciamolo così. Che cosa fece? Diciamolo, chiamiamolo figlio di Yahweh. Divise l'orbe terracqueo in cinque fasce, in cinque zone di competenza. Esatto. Ognuno, ad ognuna di queste inviò uno dei figli. Contrariamente a Berlusconi, che ha detto tutto accentrato e non dimettetevi niente. Certo, certo. E quindi è questo il discorso. Cioè lui, già nel momento in cui aveva avuto questi cinque figli, aveva organizzato un progetto di conquista mondiale, organizzando la struttura, le strutture, per cui uno andò a fare il prestatore a Berlino ai Borboni di Napoli, uno andò ai Borboni di Francia, uno andò dove era in Egitto, non mi ricordo più, in Grecia o da qualche altra parte, insomma, trovò una sistemazione ai figli. Esattamente. Come si dice? Pezze pane. E ricordiamoci bene che Garibaldi si stava avvicinando a Napoli, il regime ormai evanescente dei Borboni di Napoli mandarono un personaggio che si chiamava Liborio Romano a chiedere lui. Chi era sto Liborio Romano? Il capo della Camorra. Chi è che diceva? Aspetta. C'era un vecchio aforisma che diceva chi era costui. Sì. Chi era no costui? No, quello era il vecchio, era un paradosso. No. È la domanda di Don Abbondio. Ah, Don Abbondio, chi era costui? Carneade. Chi era costui? Carneade. Chi era costui? Era uno era un commediografo. Carneade è stato un pensatore greco. A me pensava che era un pensatore. No, assolutamente un commediografo greco. Come tutti questi personaggi, Carneade, che hanno scritto di più e di meno, sì, sì. E noi li conosciamo per quello che resta. Sì, sì. Carneade, come no? Allora, non mi veniva in mente di per lì. Come ripeto, quel regime era alla fine. Chi era costui? Liborio? Chi era? Non a caso Romano di cognome. È colui che chiese i soldi ai Rothschild per conto dei Borboni di Napoli. Mi sovviene una domanda, ma il Liborio cos'è? Penso che derivi. No, quello è un altro. Ciborio e Liborio. È diverso. Ciborio però. Per il cibo, sì. E Liborio per bere, certo. Sicuro? Sì, certo. Questo non te lo so dire, perché l'origine della parola è molto ma comunque si intrecciano sempre questi qui. Il potere clericale e il potere mafioso o camorristica si incontrano sempre, si intrecciano. Te lo dico dopo. Allora, veniamo a noi. No, il bello è che questo Liborio che cosa ha fatto? Ha sedato i tumulti che stavano sorgendo per la liberazione, sì, di Napoli con la forza della Camorra. Camorra.
che ha sempre comandato da quelle parti. Come anche se dice la Camorra giustiziò o fece giustiziare il grande rivoluzionario napoletano che era... Ma chi dici tu? Che non so, non saprei che... La rivolta famosa del pescivendolo. Ah, beh, vabbè, certo. Chi era? Masaniello, Mastro Aniello. Masaniello si permise... Dopo una settimana l'hanno fatto fuori. Sì, si permise alcune scorrettezze. Libertà, diciamo. Avete alcune scorrettezze. Non permettetevi mai le scorrettezze in Italia, semmai qualche scorreggia. Allora continuiamo a leggere da questo fondamentale libro, Trappola globale. Ah, l'avevo citato ieri, tu sei andato a cercarlo? Sì. Ah. Trappola letale a scoppio ritardato. Attenzione, nonostante agissero l'una indipendentemente dall'altra, le cinque banche dei fratelli Rothschild... Eccoli qua, le cinque banche dei cinque fratelli. C'è tutto qua. Ma non lo sapevo. Sì, vabbè. No, cioè io ho affrontato il tema, sì, e tu insomma, già l'avevi affrontato, sì, per fatti tuoi. Si tenevano continuamente in contatto per mezzo di agenti informatori, come adesso le banche sono tutte in collegamento tra di loro. Certo. Nessuna si può permettere di fare qualcosa che non sia approvata dagli altri. La corrispondenza della banca londinese è stata conservata ed è giunta a noi quasi intatta. Permette di farsi un'idea dei traffici finanziari della famiglia e del suo modus operandi. Gli agenti dei Rothschild non erano attivi solo in Europa, ma anche in America. Lo storico Rainer Lidke, interessato alle vie di comunicazione delle banche nel XIX secolo, ha analizzato minuziosamente la ferrovia. Parli della ferrovia? Del movimento delle banche. Ah, ok. Ha analizzato minuziosamente l'attività di questa famiglia e scrive, è qui che io volevo arrivare. Per questa mia ricerca ho scelto i Rothschild soprattutto perché il loro archivio, nota dell'autore, archivio londinese, degli altri non resta niente. Noi sappiamo che gli inglesi sono sempre molto minuziosi nel tenere gli archivi fiscali. Permette di individuare la loro rete di informazione con relativa chiarezza. Di certo anche altre banche, come ad esempio la nota Merchants Bank di Londra, fruivano di una rete di informazione di questo tipo, senza la quale non avrebbero potuto operare. E tuttavia nessun'altra banca fruiva di una rete così fitta di contatti familiari e di agenti corrispondenti come quella dei Rothschild, che nel XIX secolo, epoca dell'imperialismo inglese, del massima espansione dell'imperialismo e dell'impero. Esattamente, se si considerano le singole filiali nel loro complesso, era l'istituto bancario privato della capitale più ingente. E qui abbiamo tutta una serie di considerazioni, ma quello che noi vogliamo dire è questo qui. È interessante vedere come, con il passaggio generazionale, il contatto, tra i membri della famiglia Rothschild e alcuni suoi agenti si faceva più stretto grazie a matrimoni strategici. Come quello con i Sassoon. Esattamente quello che c'è scritto. E quello è... tanto da divenire un vero e proprio legame di parentela. Come anche con le famiglie dominanti, regnanti in Inghilterra fra l'800 e il 600. Vabbè, il fatto dei matrimoni non ne parliamo perché l'impero romano è andato avanti sui matrimoni. Soprattutto tutti i vari lord, diciamo, terrieri locali della Gran Bretagna in generale furono aggrediti attraverso questo sistema dell'imparentamento attraverso matrimoni combinati che diciamo, portavano questa rete di poteri distribuiti sul territorio a essere all'obbedienza della regina o del re
che c'erano in quel momento, che era la rappresentazione fisica del grado di parentela. Infatti fra di loro si chiamano cugini, tutti cugini, cugini del re, cugini tra di loro, perché, perché effettivamente molti di loro sono cugini di secondo, quinto, decimo, di diciannovesimo grado, ma comunque cugini, è chiaro il concetto? Tant'è vero che Vittorio Emanuele III... I Marrani, quando furono cacciati dalla Spagna, da Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, andarono preferibilmente come meta, diciamo, turistica ad aggredire appunto i vari, le varie contee, i vari lord delle varie contee inglesi. Ma anche italiani. E poi anche italiane, ovviamente. Pensiamo ad Ancona e Livorno. Oh, allora, ricordiamo bene che i potentati diciamo del Parma e Piacenza era tutto in funzione della disgregazione nazionale del corpus che si andava, perché è stato aggredito il Valentino, è stato diciamo accusato di mille storie, mille rubrie, pure, perché per carità, ci mancherebbe, nessuno lo disconosce, però perché... Ma quella è la classica operazione tipica Nerone, della Chiesa. Nerone è l'emblema di tutto questo, la damnatio memoriae, quindi qualcuno quando va contro di loro è finito. Allora... Non ti ammazzano subito, ti ammazzano dopo 2 o 3 anni, un incidente di combattimento, una malattia strana, un avvelenamento che non si capisce bene da dove arriva. Ecco. Ad Azzulella dei caffè. Moderna. Soprattutto. Ad Azzulella dei caffè attuale. Perché oggi in Italia c'è la democrazia, si fa tutta la luce del sole. E come no? Tutta la luce del sole. Vabbè. È interessante vedere come, con il passaggio generazionale, il contatto tra i membri della famiglia Rothschild e alcuni suoi agenti si faceva più stretto grazie a matrimoni strategici, tanto da divenire un vero e proprio legame di parentela. Certo. Le famiglie Landauer o Landauer, Morpurgo, Weissweiler e Goldschmidt e Sassoon. Morpurg è tedesco, no? Sì. Non italiano. Goldschmidt. Vabbè. Landauer tedesco. Sì, anche Morpurg. Morpurgo no, italiano. C'è il Morpurgo italiano. È italianizzato, ma Morpurg è una discendenza tedesca. Sì, ma quando si scrive Morpurgo, vuol dire Italia. Sì, è il ramo italiano dei Morpurg. Esatto. Weissweiler, Goldschmidt e Sassoon, per esempio. Comunque sono tutti di discendenza sassone. Sassoon. Originariamente legate ai Rothschild, da motivi di lavoro come agenti, ben presto si imparentarono tra loro. Ma dov'è? Dove si esprime? Come si esprime l'interesse dei Sassoon e di questo dice Come nasce, no, diciamo, a livello mondiale, a livello internazionale, la famiglia Sassoon? Esatto. Qui ti voglio. E qui facevano ti voglio. Parte di quella particolare etnia che si occupava delle triangolazioni marittime. Esatto. Che sono le triangolazioni marittime? Era la massimizzazione del reddito. Era la massima interpretazione del vantaggio economico con il minimo dispendio di energie e di risorse. Esattamente, guai, certo. Allora, io l'ho scritto uno dei miei libri, questo qua, mi sembra sul primo Arma letale, ovvero cambiare sociale. E prima di fare tutte queste altre deviazioni di cui parleremo, ci sono delle cosette interessanti. Esplorazione e sfruttamento dello spazio, principali avvenimenti fino al 1969. Attenzione, 1957, 3 novembre, lancio dello Sputnik 2, peso 1 e 120 libbre, con a bordo il primo passeggero, Laika, un cane. Siamo al 1957. Laika muore regolarmente. E non c'era atmosfera, non c'era compressione, non c'era niente. 31 gennaio, lancio dell'Explorer USA e scoperta della fasce
radioattive di Van Allen. Vai a passare le fasce dei Van Allen. Sì, appunto. Se ci riesci, fanno la fine del Titan, del Titan. Sì, sì. A 2000 atmosfere. Sì, sì. No, ho letto un resoconto di un ingegnere. Allora, praticamente hanno avuto un millisecondo di tempo per morire e diventare una palla di grasso. Ma lì praticamente questi qui, a noi non ce la raccontano, l'abbiamo già detto più di una volta. Non ce lo raccontano per niente. Fatti scatenati. Ma c'era uno scopo, perché non si sa bene ancora perché hanno fatto affondare i Titanic. Certo. Attenzione, 1959, questi sono i dati che noi dobbiamo. 13 settembre, Luna 2, URSS, si schianta sulla Luna. Cazzo. Com'è? È il primo oggetto costruito dall'uomo ad arrivare sul satellite della Terra. Ma tu ci credi? No, può essere. Ma... senza niente, senza umani a bordo, certo, può essere. 10 ottobre, Luna 3, URSS, fotografa il lato nascosto della Luna. Andiamo avanti. Questo è possibile, come no? 1969, 14-17 gennaio, Soyuz 4 e 5, URSS attaccano in orbita e si scambiano i membri dell'equipaggio. In uno c'erano solo femmine, in altro solo maschi, capito? Hanno fatto un misto, vedi, coppia mista. Sì. Infatti i figli che sono doppio nati misto. Da questa... doppio misto. Di questa, uno si chiama Luna, l'altro Satelli, l'altro Selene, l'altro Marte, tutti i nomi così. 16-24 luglio, Apollo 11, USA, fa sbarcare due uomini sulla Luna, 1969. Questo per dire che anche libri come questo, che sono dei libri che abbastanza, diciamo, ben informati, non hanno un grande interesse a divulgare la verità. No, direi a divulgare e prendere per buona le cazzate. Ah, certo. E tuttavia anche questi libri ci cascano tranquillamente. E così come appunto 1 gennaio dell'anno zero nasce Gesù Cristo. Allora, basta solo ricordare che il calendario ci ha avuto molte rettifiche e revisioni, in particolare quella che fece Ottaviano Augusto. Dal 42 al 40 avanti Cristo dovette recuperare, siccome allora bisogna dire che in epoca romana, della Repubblica Romana, il tempo si misurava in mesi di 29 giorni, come il periodo lunare delle mestruazioni delle donne e così via, e questo periodo perdeva quindi parecchi giorni, da 29 giorni al mese per 12 mesi, significa 10 giorni all'anno che si perdono. Quindi immaginate un po', per recuperare un 4 o 5 mesi ti ritrovavi che ad agosto c'era la neve, come infatti è suggerito anche da, io ci riflettevo qualche mese fa, dal fatto della neve dell'8 agosto del 408 d.C. Può essere che in quel momento lì, anche in quell'anno lì, il movimento, diciamo, nevicò a Roma, del lunario fosse, diciamo, dissociato dal clima effettivo, dalla stagione effettiva, e quindi potrebbe essere anche quello, ma lasciamo perdere. Quello che è importante però è che in quel momento lì, a partire dal 42-40 avanti Cristo, Ottaviano fu costretto a mettere mano al calendario, perché ormai si ritrovavano a luglio quando doveva essere marzo, e quindi cose del genere. Io adesso non mi ricordo esattamente con precisione le date, ma insomma, questo per farci capire. L'altro grande revisione storica che è stata fatta da Gregorio XIII, il quale Gregorio XIII, infatti si parla di calendario gregoriano. Esatto, perché nel 1584, se mi ricordo bene, fece questa cosa, appunto, questa revisione storica, in cui anche lì addirittura si dette per storicamente impossibile da giudicare,
perché tutto fu raccolto in 10 giorni che non avevano data, cioè praticamente sono dei giorni non esistiti, storicamente non esistevano. È lì che è nato Gesù Cristo. No, anche nel 8 avanti Cristo, quando si fecero le statistiche che fanno gli stati ogni 10 anni, come si chiamano? Non te lo saprei dire. Ma come no? Quelle che fanno, ti mandano il questionario a casa adesso per dare tutte le informazioni. Ah, quelle cose. Il censimento. Allora, lì appunto nell'8 avanti Cristo, chi era che faceva il censimento all'epoca? Chi era in Palestina? Tant'è vero che era il re associato all'impero. Come si chiamava? Il cattivissimo. Quello che ha ammazzato quello che sì, però che uccide i bambini, Ha costruito anche un bellissimo circo per le corse dei cavalli, tipo il Circo Massimo in Palestina. Sì. Adesso lì per lì non viene. Vabbè. Lui che cosa fece? Quello che ha ammazzato tanti bambini, come cazzo si chiama? La strage degli innocenti. Esatto. Lui, quella strage lì, non l'ha fatta nel 1, l'ha fatta nell'8 avanti Cristo. Posto che sia stata fatta, poi. Ma no, cioè, storicamente è riconosciuta. E... Ma dai, sì, ma chi c'è credo? Ma no, ci sono i testi che... Sì, che cosa c'è? Cosa ha fatto? Ha fatto ammazzare dei bambini. E per quale ragione? Ma probabilmente per creare, diciamo, evitare una discendenza di un certo tipo di etnia piuttosto che un altro. Non lo so, comunque non ce ne frega un cazzo. Il censimento che è stato fatto l'8 avanti Cristo e non l'anno 1, l'anno 0 dove dovrebbe essere nato. Ma tanto è vero che si dice appunto che Cristo sia nato prima della nascita di Cristo. Allora, se no che Dio è. E voi cazzo. Troppo facile nascere l'anno in cui devi nascere. Allora, per concludere di questa storia... No, mi piace che c'è qualcuno che finalmente si rende conto che noi siamo molto ironici, sì, molto sarcastici, caustici direi proprio, no? Sì. Come la cosa, cioè, graffianti. Questa qualora diciamo, no, ma sai che cosa ti dico? Questo tributo che questa ci hanno dedicato mi piace molto, ecco. Perché io lo sono effettivamente. Ma sai che cosa dico? Se qualcuno si trova molto disorientato da questo che quello che noi diciamo, può sempre andare in pellegrinaggio alla Madonna di Trevignano. Vai in pellegrinaggio. È anche vicino, sono 35 km. Sì, da qui. 35 km. Io ho consigliato più di una volta di recarsi alla Madonna di Trevignano o in pellegrinaggio. Ascetico, Sì, non è proprio. Sulle ginocchia. Oppure sul monopattino. Certo. Cioè, elettrico. Senza il casco. Senza il casco, elettrico, e affidandosi appunto alla Divina Provvidenza. Sì, alla Madonna di Trevignano. Anzi, direi di più, al posto del faro, con una candela, capito? Un fallo di plastica, meglio. Meglio, ma allora dovrebbe recarsi in omaggio a Priapo, nostro signore. Allora, parliamo della Cina. Dice, ma perché vuoi parlare della Cina? Perché stiamo parlando di Sassoon. È tutto, è lì il discorso. Allora, non solo Cina, hanno cominciato in India veramente. Hanno cominciato la Sassoon tratta. Nasce come agente dei Rothschild e tutto quella gente... Inviato in Cina, meglio ancora prima in India. Allora, questi qui trafficavano nell'oppio. Quando noi diciamo, dobbiamo combattere... Ma sono 2000 anni che si... È una delle pratiche, uno dei commerci, delle imprese più redditizie al mondo. Ti pare a te che uno che ha la possibilità e che pensa semplicemente all'utile, al vantaggio economico, non prende in considerazione la gestione della droga? Ma se volessero, gli stati potrebbero estinguere la droga domani. Assolutamente. Perché basta semplicemente acchiappare quello che si va a drogare, gli dici chi te la fornisce? Te la fornisce quella? Vai da quello, gli dici chi te fornisce all'ingrosso la droga? Gli spari in testa un colpo, basta un colpo, costa 20 centesimi, e nel giro di 20 centesimi
per l'ennesima potenza, per circa 300.000 persone che fanno questo commercio, nel giro di una settimana ha fatto fuori il problema. Il prefetto Mori ci ha messo 6 mesi per eliminare completamente la mafia dalla Sicilia. La quale poi era andato in America, che da cui è ritornata quando si è impossessata della realtà italiana. Certo. D'accordo con la mafia Chiesa. Esisteva, non è che è sparita, ma l'ha ridotta ai minimi termini. Quelli che contavano l'ha messi tutti in galera, al confino, o comunque l'ha messi in condizioni di non nuocere più. Però la gente questo non lo sa, e ovviamente la grande stampa, la grande stampa, queste cose evita di affrontarle. Esatto. Non solo, ma adesso, grazie proprio alla pandemia e soprattutto grazie ai legami tra quelli che si sono inventati la pandemia e le organizzazioni mafiose, per mettere al sicuro questi con la scusa della pandemia, hanno messo in libertà non so quanti capi mafia. Ma veniamo al traffico della droga in Cina. Con un piccolo quadro che ho qui. È il primo tratto del tragitto della triangolazione di cui parlavo prima. Esatto. Ah, tra l'altro c'è un film bellissimo, e invito i nostri amici a andarlo a vedere perché facilmente si trova, con grandi attori inglesi. Il film è intitolato Il papavero è anche un fiore. Ah, sì, sì. Bello. Bellissimo. Bello. È rimasto è un film degli anni 70. Sì. Inizio anni 70. L'unico attore di cui ricordo il nome è Trevor Howard, e si vede il tragitto, cioè la storia è questa: ci sono alcuni investigatori che devono seguire il tragitto di una certa droga. La droga parte ovviamente dalle aree di coltivazione del papavero, arriva in Sicilia, dalla Sicilia in treno arriva a Milano e da Milano va altrove. Ma leggiamo quello che è successo in Cina. Una brevissima cosa. 1736-1796. Qianlong diventa imperatore. L'impero raggiunge la sua massima estensione, occupando 1729-34 e 1754 61 la Birmania, 1767-69 e il Tibet. Quindi quando la Cina è andata in Tibet di recente è ritornata. Reclamavano il Dalai Lama, quel figlio di puttana lì, che va con i bambini e li vizia e li stravizia e li pagato dalla CIA. Certo, pagato dalla CIA. Perché non si capisce come cazzo campa questo, andando in giro per il mondo dalla mattina alla sera. Sì, appunto. Allora, le preghiere. Già nel 1790 era l'imperatore era il dominus nel Tibet e nel Nepal, se mi ricordo anche bene. E quindi aveva già la sua pretesa dinastica, sì, di avere riconosciuta la nazionalità del Tibet all'impero cinese e poi anche alla Repubblica Popolare Cinese attualmente. Il Tibet è importante perché controlla tutti i fiumi dell'Asia. In particolare l'Indo. Tibet 1791-1792. Dal Tibet si dipartono. Il Gange, scusa, non il Tibet, l'Indo. Il Gange. Ah, certo. Dal Tibet si dipartono tutte quelle porcherie che vengono lasciate non solo dai nativi che buttano tutto per le stradine. Dai montanari, quelli che dovrebbero. Da quelli che vanno a fare l'ambiente. Quando ci sono i monsoni e le grandi piogge. Tutta questa porcheria va a finire nell'oceano, questa è l'origine, è l'attuale origine. E comincia da lì e poi seguita, man mano sempre più crescendo, della famosa, nel corso dei fiumi. Della famosa isola, grande quanto un continente, costituita da plastica. Attenzione,
1839-1842. Eccolo lì. Quella, scoppia la guerra dell'oppio tra la Gran Bretagna e la Cina. Hong Kong è ceduta agli inglesi. Quindi Hong Kong dall'impero cinese, ecco, faceva parte dell'impero cinese. E quindi adesso, quando dicono noi dobbiamo avere Hong Kong e gli altri possedimenti nel Pacifico, tutti reclamano e si incazzano con la Cina. Vabbè, comunque Hong Kong è Hong Kong, comunque è Cina adesso. Solo che quella popolazione no, di Hong Kong... No, ma parlo di Taipei. Quella è un'altra cosa, quella è... Intendevo Taipei quando dicevo sì. Possedimenti nel Pacifico. Quella è Formosa. Formosa, certo. Oh, allora, c'è una ragione Formosa appunto per cui... è in portoghese. Perché, sì, Formosa perché, è in portoghese. Perché è Taipei. Questa cosa è molto importante, perché? Perché la presenza inglese ha abituato quella popolazione lì, di Hong Kong, a una certa qual liberismo anglosassone, e questi male si adattano alla situazione reale del controllo sociale che viene applicato in Cina. Ma queste cose qui sono naturali, e il problema è che questa ribellione latente potrebbe essere utilizzata proprio dagli inglesi per rompere le scatole ai cinesi. Abbiamo 1850-1864, ribellione di Taiping. Attenzione, 1856-1858, la seconda guerra anglo-cinese termina con il trattato di Tientsin. 1859-1860, terza guerra anglo-cinese, che culmina con la conquista di Pechino da parte degli eserciti inglesi e francesi. E italiani. No, gli italiani si erano... Non esistevano allora gli italiani, oh. In che anni? 1859-60. L'Italia non esiste. No. La guerra delle delegazioni successive. Esattamente, è vero. All'inizio del fine 800, inizio 900. Noi siamo intervenuti semplicemente la difesa di Canton, ecco, mi sono ricordato. Per appropriarci di una posizione, e questa posizione ci è rimasta fino alla fine del secondo conflitto mondiale. Ma noi siamo intervenuti sfruttando la guerra cino-giapponese. No, sfruttando la guerra dei boxer contro gli stranieri. Certo. E lì è quello un punto importantissimo. 1894-95. Sì, esatto, fine 800. Guerra cino-giapponese che sfocia nel trattato di... Che ho detto io? Guerra cino-giapponese. Sì, ma è dopo, del 1898. Sì, ma sulle conseguenze della perdita della guerra. Anzi, qui ci dà giustamente... No, terza guerra anglo-cinese, guerra cino-giapponese 1894-1895. Che viene a coincidere più o meno con la rivolta dei boxer. Sì, ma anche con la guerra del Giappone contro la Russia. Beh, quella del 1905. Ma siamo lì, Vabbè, sì. È una deriva dell'affondamento dell'impero cinese. Esattamente. Stava crollando l'impero. Ed è la ragione per cui i giapponesi pensarono bene di occupare quello che potevano occupare. E lì però hanno preso una legnata tremenda perché... No, perché dopo, ma hanno resistito. E avendo una dimensione così grande come la Russia, resisti. Non è come nemmeno nella metà della Russia. Lo so, però comunque è un territorio immenso. Sì. E comunque resisti un giorno, due giorni, tre giorni, alla fine l'attacco si esaurisce e a quel punto reagisci. Ripeto, 1894-95, guerra cino-giapponese, che sfocia nel trattato di Shimonoseki. 1898, movimento di riforma dei 100 giorni,
dopo il colpo di Stato... 100 giorni, ecco lì. Sì, dopo il colpo di Stato, l'imperatrice vedova, ecco qui, Su Xi diventa sovrano della Cina, l'imperatrice, quella che fece massacrare i boxer. 1900, ribellione dei boxer. Ha dovuto, c'aveva l'invasione in casa, lei rischiava il trono con tutte le conseguenze che ne derivano anche politicamente. Ma io l'avrei assecondato. Certo. Invece di mettersi completamente al servizio degli inglesi. Lo so, però lei ha pensato bene che il sacrificio di una parte della popolazione avrebbe dato vantaggio a chi sopravviveva. Ma non sono stati nemmeno riabilitati, nemmeno della Cina di oggi. Lo so. Perché erano nazionalisti? Lo so. Ribellione dei boxer. Ma erano nazionalisti di destra. Sì, oltretutto. Ribellione dei boxer, membri di una società segreta nazionalista cinese che combatte contro l'ingerenza straniera in Cina. 1905, fondazione del Kuomintang. Poi diciamo qualcosa a proposito del Kuomintang. Vabbè, c'è poco da dire. No, è importante. Noi sappiamo delle cose che partito, la gente non lo sa. No, la gente non immagina neppure. Il Partito Nazionalista Popolare, o KMT. I due figli del fondatore, che è primo presidente cinese, furono i due generi, perché l'uno e l'altro hanno sposato due figli. Contendenti, certo. Conflittuali. Furono Mao Zedong e Chiang Kai-shek. Perché non lo so. Loro, erano cognati. Cognati, certo. E si sono combattuti per 15 anni, 20 anni. Sulla pelle. In guerra. Dei popoli. A partire dalla lunga marcia fino al 55. Esattamente. 54, adesso non mi ricordo. Fino a quando la guerra di Corea. D'altronde Formosa è ancora indipendente, certo. È un altro Stato, è tutti gli effetti un altro Stato, ed è diventata una grandissima potenza industriale elettronica, certo. Ambita da tutti, così come la vuole la Cina, così come la difende l'America. Ultimo, 1911, rovesciamento della dinastia Manciù. Quindi c'è stato un famoso film, non so se tu te lo ricordi. Come no? L'ultimo imperatore, non ricordo, di un grande regista italiano. Sì, come si chiama? Bartoletti, Bertinotti, con la B, Bertolucci. Bertolucci, grandissimo regista italiano. Molto osè sotto il profilo sessuale, ma insomma lo stavo perdendo. Sono come suoi. Allora, dire, no, parliamo del vizietti. Parliamo del Kuomintang. Beh, parlane tu. Allora... Io, come la gente sa, noi abbiamo presentato molte centinaia di querele nei confronti dei più grandi poteri nazionali e internazionali, mai avendo una volta una controquerela per diffamazione, alcune volte depositata anche in decine di procure della Repubblica in contemporanea, dove per esempio abbiamo ottenuto, e c'è in corso fino a qualche tempo fa, adesso non so se c'è ancora più, siamo riusciti a far mettere sotto processo la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e le banche commerciali italiane. Questo non lo sa quasi nessuno, c'era un processo in corso, ogni tanto ci chiamavano come persone informate dei fatti e quindi per capire insomma, che in alcune situazioni eravamo, in alcuni ambiti eravamo molto conosciuti. E molto spesso, molto materiale di quello che poi noi andavamo a depositare nelle varie procure della Repubblica ci era fornito da altri che sapevano che noi l'avremmo utilizzato in maniera concreta, andando a depositare, andando ad agire in qualche modo, non lasciando a livello superficiale la faccenda. Allora, in quegli anni lì, a partire dal 2000, fra il 2000 e poi andando successivamente a ritroso fino a oggi, fino all'ultima querela che abbiamo fatto l'anno scorso, mi sembra, abbiamo depositato parecchie centinaia di querele e ci fornivano questo materiale. Questo materiale noi l'abbiamo utilizzato al meglio, ma c'è del materiale che era talmente scabroso
se abbiamo pensato bene di nasconderlo per bene, andando a metterla su server all'estero, inimmaginabili, dove c'è questo materiale documentario che noi abbiamo salvato. E allora dico per estrema sintesi che cosa è. Tutto parte dalla mafia americana. Nel 1930, allora, chiudiamo e parliamo del Kuomintang allora. Sì, parla del Kuomintang, io concludo dicendo che di genuino in Italia non c'è niente, soprattutto in politica, e ho parlato dei Sassoon perché devo dire perché. I Sassoon sono quelli che hanno fondato la società dei Magnaccioni di marketing, che a sua volta ha... La Egg, si chiama la Egg, uovo, che era di quello lì che poi è morto di cancro al cervello, inspiegabilmente. E questa società ha sempre controllato i parlamentari, quello voglio dire. Ah, i loro parlamentari sicuramente, quindi quasi metà del Parlamento. Quindi che cazzo perché di... avevano quasi la maggioranza assoluta in Parlamento e quindi, diciamo, controllavano personalmente, direttamente, quasi la metà dei parlamentari italiani. E che italiani. Cosa ha fatto? Niente, un cazzo. E che cosa ha fatto Santa Madre Chiesa? Ha dato il placet, è normale. A patto che? A patto che baciavano il cordone. Sì, ma a capo chi ci ha messo? Ah beh, certo, un amico che si chiama Conte. Un tale Conte che proviene appunto da un crogiuolo che si chiama Villa Nazareth, non a caso. Che controllava un crogiuolo che si chiamava Movimento 5 Stalle. 5 Stalle. Hai detto la tutto. Ditta si chiama Casaleggio. E la ditta Casaleggio, quando è morto il vecchio, il giovane... È subentrato? Sì. Ha mantenuto la dinastia? Esatto. Altro che Berlusconi. E ha controllato... Oh, appunto, ma perché esiste questo? Perché da tenere presente che noi abbiamo denunciato il signor Grillo e tutta la compagnia cantante ben 3 volte, obbligandolo a rivedere e a riscrivere i propri statuti 3 volte. Comunque, a parte per non questo, andare in galera. A parte questo, com'è che c'è tutto questo intrigo? L'intrigo è molto semplice, perché fa parte della costituzione di questo Casaleggio la presenza di Sassoon, cioè di Rothschild. No, non è che è stato un placet di Casaleggio. È stato Sassoon che dalle retrovie ha sempre controllato tutto il divenire del Movimento 5 Stelle. Poi a un certo punto, quando l'abbiamo beccato in una delle 3 querele, quando l'abbiamo beccato col sorcio in bocca, lui ha immediatamente si è defilato dal consiglio d'amministrazione, a guarda caso. Certo. È sparito. E si è dileguato nel nulla, ma controlla sempre ugualmente. Ma adesso lo controllo indirettamente attraverso il figlio, no? Certo. Che è un porcaccione. Certo. E lo tengono lì, sul filo del rasoio, no? Non si sa niente del figlio. Certo. E si fa così. Una volta i figli li rapivano, adesso gli fanno fare una scopata in più, no? Che dici tu? Non lo so. Vai avanti. Conclusione. Esiste questa struttura che si chiama 5 stalle, ma generalmente le stalle sono più pulite di quello che c'è dentro quella struttura lì, e il governo di questo 5 stalle è al di fuori dal Parlamento, e la Chiesa ci ha messo la ciliegina, come generalmente si mette la ciliegina in cima al gelato, no? Che si chiama Giuseppe Conte, che vedi caso è cresciuto in una stalla, no? Villa Nazareth. Come il bambino Gesù, anzi come si Gesù. Chiama Nazareth. Come Gesù un bambino. Posso chiudere? Sì. So long per il momento, seguitiamo immediatamente.